La stagione turistica ha scaldato i motori a Pasqua e viaggia velocemente nelle prossime settimane. A Portofino sono in arrivo 7 navi da crociera da domani fino a fine aprile e altre 18 nel mese di maggio. Il borgo sperimenterà le due zone rosse, le aree fra Piazza Martiri dell'Oliveto e Molo Umberto I e fra il Molo e la concessione dell'attività da Vince, dove saranno vietati gli assembramenti. Ma il pienone non è atteso solo nel paese più celebre del Tiguglio, perché tutte le località hanno già intuito che anche quella del 2023 sarà una stagione da record. Complice un mercato in netta espansione, quello degli affitti brevi. Il mondo delle case vacanze è sempre esistito. Un mercato invece nuovo, che è quello più urbano, che è il mercato cosiddetto delle Airbnb. Quindi Genova, che non era tradizionalmente una città turistica, e lo è diventata anche e soprattutto grazie all'utilizzo da parte dei visitatori dell'affitto breve. Questo nuovo fenomeno è nato più di 15 anni fa. Il Covid lo ha, se vuole, accelerato. Chi viaggiava, viaggiava vicino, e quindi per i milanesi, per i torinesi, la Liguria è stato un chiaro mercato di sbocco. Poi perché conoscere appunto la possibilità di poter abitare in casa, in famiglia, con amici, in sicurezza, ma ha portato a un incremento ancora di più di questo utilizzo. Ora l'emergenza sanitaria non c'è più, quello che si cerca però è l'esperienza. Ma è un mercato che è nato più per gli stranieri, adesso anche gli italiani, anche dopo il Covid, lo stanno scoprendo. Copriamo un parco turistico che è circa 2/3 stranieri e 1/3 italiani. In Liguria, per esempio, sono comunque una maggioranza di stranieri, ma gli italiani stanno crescendo. Le città sono in prima fila. Genova, ma anche Milano, Torino, Napoli conoscono un'espansione fortissima del mercato in questi anni. Ce ne sono probabilmente un 90% che hanno un'unica casa, una seconda casa, una casa vacanze che non utilizzano in maniera continuativa, e fanno di questo reddito dalla seconda casa una fonte a volte importante del reddito familiare. Secondo gli operatori del settore, in Italia le case per affitti brevi affidate ad agenzie sono attualmente 600.000. È un turista che tende a restare qualche giorno in più, è un turista che cerca comodità, che ha bisogno di più spazio, per esempio una famiglia, un gruppo di amici, per esempio chi viaggia con animali. Molti cercano comunque una possibilità, se non tutti i giorni, almeno alcuni giorni, di poter cucinare i prodotti locali.